che hanno fatto gli alleati with their war against German civilians, women and children. con la loro guerra contro i civili, donne e bambini tedeschi. And that word humane has puzzled the conformist historians. E quella parola umano, sistema umano, ha lasciato perplessi gli storici conformisti. They can't make it fit with their version of history. Non riescono ad adattare questa parola con la loro versione della storia. But of course I can. Ovviamente io invece sì. Because all the documents which I have found linking Hitler directly with what is now called the Holocaust. E tutti i documenti che io ho trovato collegando Hitler a quello che oggi viene definito l'Olocausto show Hitler trying to stop things happening to him. Mostrano un Hitler che sta cercando di fermare le cose, di fermare quello che stava succedendo agli ebrei. And the conformist historians can't find one document to prove me wrong. E gli storici conformisti non riescono a trovare un singolo documento per smentirmi. Conclusion, give you one example. In October 1943, per darvi un esempio in conclusione, nell'ottobre del 1943, yes, the German consul in Rome, il console tedesco a Roma, Mulhausen, sent a telegram to the German foreign minister, ha mandato un telegramma al ministro degli esteri tedesco that the SS in Rome had given orders che l'SS a Roma avevano impartito ordini to arrest 12,000 Jews in Rome, di arrestare 12,000 ebrei a Roma, and send them to northern Italy and liquidate them. Mandarli in nord Italia e liquidarli. Uses the word liquidate. E usa proprio la parola liquidare. The foreign minister went to see Hitler on October the 6th. Il ministro degli esteri andrò a parlare con Hitler il 6 ottobre. And a telegram went back to Rome. E un telegramma tornò a Roma. That the Jews of Rome were to be sent to northern Italy and kept alive. Che gli ebrei di Roma dovevano essere mandati in Nord Italia e mantenuti vivi. So that is real history, ladies and gentlemen. Ecco, signori e signori, questa è la storia reale. But you won't find it in the history books written by the conformist historians. Non troverete questa storia scritta nei libri degli storici conformisti. Nor will you find these conformist historians in prisons. Ovviamente non troverete neanche questi storici conformisti in prigione. But I think in the long run mine will be the version of history that prevails. Ma io credo che comunque a lungo andare la mia sarà la versione prevalente. Thank you very much, thank you very much. Faccio le veci di Alessandro, meno che non venga, o di Franco, insomma, per aprire il dibattito. Se qualcuno ha una domanda, io vorrei fare una prima domanda al professor Irving e poi cedo la parola. Io volevo fare una domanda provocatoria a Irving, cioè il fatto che non esista alcun ordine formale di sterminio, nessun documento che comprovi che ci sia stato un ordine formale di sterminio degli ebrei, e il fatto che non ci sia nei documenti ufficiali del Terzo Reich nessun riferimento alle camere a gas, viene spesso utilizzato, diciamo, dalla storiografia conformista, come lei l'ha definita, come argomento per dire: certo, non c'era nessun ordine perché i tedeschi volevano nascondere quello che stavano facendo per evitare alla fine della guerra la riprovazione e la condanna, diciamo, da parte degli altri stati, o come dire, per evitare di destare scandalo nella stessa comunità nazionale tedesca che avrebbe potuto, diciamo, soffrire alla conoscenza dello sterminio. Lei cosa ne pensa, diciamo, di questa argomentazione utilizzata?
the argument is it switched on? The argument that the Nazis probably destroyed everything is frequently used. Viene utilizzato spesso l'argomentazione che i nazisti hanno distrutto tutto. But come on, we have 64 years since the end of World War II. Ma dai, subì, abbiamo 64 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. I would accept that argument in the first 5 or 10 years. Avrei potuto accettare quell'argomentazione nei primi 4-5 anni. But even if the top copy of the document is destroyed, the carbon copies would have survived. Ma anche se la prima copia, la copia iniziale, è stata poteva essere stata distrutta, comunque le copie carbone, la copia carbone sarebbe sopravvissuta. And even if the carbon copies and the top copies are destroyed, then there is always some telegraphist who writes a letter home to his mother. E comunque anche se sono state distrutte, se viene distrutta la copia madre, la copia carbone, c'è sempre e tutto il resto, c'è sempre comunque qualche telegrafista che ha scritto a casa, magari ha raccontato qualcosa a sua mamma. The people who use this argument don't appreciate the chaos that exists in a country that is doing all wrong. Le persone che utilizzano questa argomentazione non riescono ad apprezzare il caos che regna all'interno di un paese che sta perdendo una guerra. The German archives are still not completely sorted and cataloged. Gli archivi tedeschi non sono ancora stati completamente catalogati e messi in ordine. And even if everything was perfect, e anche se fosse tutto perfetto, and the Germans, even if the Germans had been able to destroy everything, e anche se i tedeschi fossero stati in grado di distruggere tutto, they couldn't have destroyed the British code-breaking archives. Non avrebbero potuto distruggere gli archivi dei decodificatori britannici. We have hundreds of thousands of documents that the Germans don't have. Abbiamo centinaia e migliaia di documenti che i tedeschi non hanno. Having said that, I do admit that Himmler went to very great lengths to destroy the four sites of the Reinhardt operation. Avendo detto questo, posso anche dirvi che comunque Himmler ha fatto tutto possibile per distruggere i quattro siti, le quattro località dell'operazione Reinhardt. I visited all five locations, including Auschwitz, 2 years ago. 2 anni fa io ho visitato tutte e 5 le località, le quattro dell'operazione e Auschwitz. There is nothing for tourists to look at the Reinhardt sites. Nelle località dei campi Reinhardt non c'è niente di interessante per i turisti. So you can't make money out of them. E quindi non si può fare soldi da lì. Io intanto ringrazio il professor Irving per essere qui e per aver spiegato da inglese una verità che gli storici italiani nelle scuole, nelle università hanno sempre nascosto. E questo è un merito che dobbiamo dare a altri. Una seconda riflessione è dettata dal fatto che malgrado... Mi permetti solo di tradurre? Ok. Thank you very much. You will find all my books free on the internet, which the conformist historians don't do. Troverà tutti i suoi libri gratuitamente su internet. Questa è una cosa che gli storici conformisti non fanno. Inoltre, quello che in Italia non è avvenuto o non sta avvenendo è la presa di coscienza da parte del popolo italiano e degli storici italiani di quella che è stata una grande tragedia per l'Italia, che è quello che riguarda per esempio le foibe o per altre verità che il sistema ha voluto nascondere.